esattamente dieci anni fa, nel 2008, Ludina lo ricordava questa mattina, andando dal notaio 10 esponenti figli della cultura politica democratica, azionista, repubblicana, liberale, alcuni dei quali li vedi a questo tavolo, con passione ed entusiasmo, diversi per età, per temperamento. C'erano anche degli amici che non ci sono più e che stamattina ho ricordato. E il presidente d'onore dei Liberal PD, dalla sua fondazione, Valerio Zanone, e il presidente del comitato dei garanti dei Liberal PD, Antonio Maccanico. Abbiamo dato vita a questa associazione. Ci tengo a sottolineare, l'ho fatto anche stamattina, questa non è e non vuole essere una corrente del Partito Democratico, anche perché se dovessimo fare una corrente ci dovremmo organizzare per avere, no, una parte del dividendo, no, dell'impegno politico. Noi siamo un'associazione che per 10 anni ha posto all'attenzione del Partito Democratico, e voglio ricordare che sono soci dei Liberal PD persone che non sono iscritte anche al Partito Democratico, oltre che iscritti e dirigenti, e anche ovviamente all'attenzione del Paese. Abbiamo ottenuto dei seminari, ogni volta avanzando proposte politiche sui temi più vari. L'anno scorso Ludina avanzò al seminario che abbiamo tenuto nel Lazio, nel Viterbese, in quella bellissima cittadina che è Bagnoregio, che è cinta di Bagnoregio, avanzò la proposta, Paolo, di consentire ai tanti italiani che insegnano oggi nelle migliori università del mondo, da quelle inglesi a quelle americane, a quelle francesi, a quelle canadesi, Ludina disse: stabiliamo un percorso preferenziale per consentire che la loro esperienza universitaria maturata nel meglio del mondo accademico possa essere facilitata per il suo rientro in Italia. Abbiamo condotto battaglie su ogni cosa, a partire dalle tematiche della nostra impostazione culturale e politica, la difesa della laicità dello Stato e naturalmente i temi della modernizzazione e del cambiamento. Abbiamo fatto questo e lo continuiamo a fare. Abbiamo fatto anche nella condizione difficile in cui abbiamo parlato negli ultimi anni. Nella relazione introduttiva di questa mattina io ho cercato di porre in essere, uno, le difficoltà, diciamo, nel cambiamento della società, nel mondo occidentale prevalentemente, di cui le forze politiche, tradizionalmente espressione della cultura progressista o di sinistra, non sono stati in grado di comprendere i cambiamenti radicali. E questo, come dire, è dimostrato dal fatto che in Europa oggi i paesi governati oggi da forze politiche, diciamo, di impianto progressista e democratico tradizionale, non superano il 18% della popolazione europea. E in molti di questi paesi siamo in una condizione diversa. Probabilmente i cambiamenti radicali della società di fronte a una rivoluzione, quella digitale, che è una rivoluzione probabilmente con maggiore impatto di tutte le grandi rivoluzioni che hanno caratterizzato la storia dell'uomo del pianeta, probabilmente questo non ha prodotto una consapevolezza nella sinistra tradizionale dei cambiamenti che erano assolutamente necessari. Noi parliamo, abbiamo parlato a lungo ancora di una classe di lavoratori, una classe operaia, di fronte a una mutazione della società in cui c'è un enorme ceto medio, anche in condizioni talvolta di grandi difficoltà, che ha bisogno di tutele e ha bisogno in qualche misura di speranze e di guardare al futuro. Abbiamo detto che oggi la differenza non è più soltanto tra progressisti e conservatori, ma tra coloro i quali hanno paura del futuro, hanno rancori e rabbia, e coloro i quali ritengono che anche in una condizione difficile come questa il nostro compito è quello di andare in mare aperto, di non avere paura e di avere coraggio, come hanno ricordato alcuni degli interventi, in particolare la citazione bellissima che Luigi Zanda ha voluto fare proprio dell'espressione coraggio, una bellissima citazione da John Fitzgerald Kennedy, un libro che francamente non ho letto e non avrò il piacere di leggere presto. In questa condizione noi pensiamo ovviamente che abbiamo nella storia di 10 anni di Partito Democratico fatto delle cose importanti per il Paese. Io lo dico con profondo orgoglio: i governi
che nella legislatura passata, a guida di uomini del Partito Democratico, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, sono dei governi che hanno servito il Paese con una lucidità e una capacità di azione politica per i quali io sento il dovere di ringraziare. Il privilegio di firmare da sindaco della mia città con Matteo Renzi uno straordinario patto per Catania che, come dire, ha disegnato il volto di una città che guarda al suo futuro. Chi ha avuto il privilegio di firmare a Palazzo Chigi con questo signore che sta alla mia destra il patto per le periferie di Catania, insieme ad altri 200 sindaci di ogni parte d'Italia, di medie e di grandi città, un patto periferie che è stato poi messo in discussione, l'abbiamo recuperato, speriamo, per il rotto della cuffia, sa perfettamente che abbiamo avuto un governo che è stato vicino alle esigenze di profonda trasformazione della società. Con altrettanta franchezza devo dire che l'azione politica che doveva sorreggere lo sforzo di governo non è stata probabilmente adeguata a non solo a comunicare quello che abbiamo fatto, ma anche a entrare in relazione con i cambiamenti profondi della società e con i cambiamenti profondi del modo di fare politica. Probabilmente anche la stessa scelta, che sembra perfettamente coerente e di cui io sono stato assolutamente sostenitore, che il segretario del Partito Democratico in uno schema bipolare debba essere necessariamente il leader di governo, probabilmente oggi non funziona più in una condizione così profondamente mutata e in cui probabilmente una iniziativa di partito serve naturalmente per svolgere sino in fondo una funzione. Ma non voglio allontanarmi dal problema. Tengo a dire soltanto che oggi è assolutamente indispensabile avere coraggio anche al nostro interno. E il coraggio è naturalmente quello, ho cercato di dirlo chiaramente oggi, di lanciare un appello. L'appello che abbiamo lanciato nella fase che sono quella delle primarie si caratterizza sostanzialmente in tre punti. Il primo, ai candidati segretari del Partito Democratico, noi chiediamo di avere un confronto, un dialogo serrato ma sereno, di far prevalere la logica anche nella valorizzazione degli elementi di diversità, ma nello stesso identico momento degli elementi che naturalmente rendono un confronto sui contenuti e non altro. Il secondo punto, la sera del 3 marzo, chi avrà vinto le elezioni primarie deve essere riconosciuto da tutti come il leader del nostro partito. Abbiamo bisogno di unità. Le ragioni che ci hanno spinto 10 anni fa con Valerio Veltroni segretario, con Walter Veltroni segretario, a diventare il leader del nostro partito e di costruire questo grande partito, dove arrivavano uomini e donne da storie politiche diverse e qualche volta addirittura nella storia uno contro l'altro, sono ragioni che sono validissime anche oggi, a condizione che ci sia quel coraggio di cui abbiamo parlato. E il terzo punto, naturalmente, e qui riprendo un tema, anche se con, diciamo, espressioni diverse, ma sollecitato anche nell'intervento di Sandro, anche credendo come io credo che il PD possa e debba essere rilanciato, questo non basterà. Occorre lavorare tutti insieme per una grande alleanza di tutte le forze che vogliono modernizzare l'Italia e l'Europa e quindi lavorare anche con forze di ispirazione liberale, con forze di ispirazione cattolico-democratica, con forze di ispirazione federalista, perché la vera differenza è tutto qui. Noi siamo animati dallo stesso sentimento che avemmo 10 anni fa, quando avemmo l'intuizione di creare questa associazione. E siamo oggi felici che tu abbia trovato il tempo, la voglia, dopo aver frequentato i nostri appuntamenti sempre con l'amicizia che ci caratterizza e che ha ormai qualche anno, caro Paolo, di avere avuto il tempo e la voglia di venire con noi. Ti ringraziamo di cuore, tu per noi sei e sarai sempre un grande, vero punto di riferimento. Grazie Paolo. Sì, vi ringrazio.
credo che quanto ha detto adesso Enzo su questi 10 anni abbia un particolare rilievo nel contesto in cui ci troviamo rispetto alle cose che stiamo discutendo e che ci attendono, no? Perché in fondo il grande merito di Enzo Bianco e di Libera PT, di tutti voi, è stato quello di portare un filone fondamentale della cultura politica della nostra storia repubblicana, orgogliosamente, senza perdere la sua identità, cercando sempre di dare dei contributi interessanti, positivi, dentro la storia repubblicana. E io credo che non ci sia niente di più importante per il Partito Democratico oggi che ribadire nel momento in cui ci accingiamo a un congresso e auspicabilmente a un rilancio dell'azione del PD di rivendicare con orgoglio che il Partito Democratico è l'insieme e la confluenza di diverse culture, di diverse ispirazioni politiche che hanno abitato la storia della nostra Repubblica e che ritrovano orgogliosamente il loro spazio nel Partito Democratico e vogliono continuare ad avere questo spazio nel Partito Democratico, perché questa è la sfida che ci attende nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quindi grazie Enzo, grazie a tutti voi. Enzo ha anche ricordato personalità che non ci sono più e che sono state di questo filone, chiamiamolo laico, liberale, repubblicano del PD, parte così fondamentale. Noi oggi, credo, dobbiamo innanzitutto dare in tutte le occasioni, e quindi in questa occasione così importante, un primo messaggio, che è il primo messaggio credo che gli italiani ci chiedono, che i nostri iscritti, i nostri militanti ci chiedono, e che è innanzitutto un messaggio che dice che il Partito Democratico è in campo, ha la schiena dritta, è in grado di partecipare, non di esserne l'esclusiva, ma di partecipare alla spinta che comincia a manifestarsi in modo crescente nel Paese in forme le più diverse di opposizione a questo governo. Sapete meglio di me che la preoccupazione che c'è in giro è molto rilevante, è una preoccupazione che comincia a coinvolgere strati crescenti della nostra popolazione. Penso che siamo in una bolla di consenso che mostra già le sue prime difficoltà. Avrete immagino visto anche oggi, mi pare ci siano dei sondaggi sul grado di consenso a questa manovra economica, le decisioni economiche che il governo si accinge a prendere, che è un grado di consenso minoritario. Lo dico perché noi in Italia abbiamo anche la tendenza a compiangerci un po' troppo e a pensare che dall'altra parte ci siano tutte cavalcate trionfate. Certamente c'è un consenso rischioso di cui dobbiamo tener conto, ma nella consapevolezza che questa bolla di consenso si esaurirà e che anzi potrebbe esaurirsi anche più rapidamente di quanto qualche settimana fa, qualche mese fa si era immaginato. E anche per questo è importante dare questo messaggio di un Partito Democratico che fa argine, che ha la schiena dritta, che è in campo, perché l'esaurirsi di questa bolla potrebbe interpellare tutti noi anche prima di quanto fosse magari prevedibile. La realtà è che in pochi mesi l'Italia si trova ad essere più, lo dico molto semplicemente, più povera e più isolata di quanto sia stata negli ultimi anni e forse più isolata di quanto sia mai stata da decenni a questa parte a livello internazionale. In pochi mesi
il lavoro che è stato fatto negli anni dai governi. Potremmo addirittura dire che quel lavoro è cominciato con Mario Monti e poi dai governi a guida PD. In pochi mesi il lavoro fatto in questi 5-6 anni rischia di andare in fumo. È una sensazione che, ripeto, comincia a diffondersi nel nostro paese. Sappiamo delle cifre sulla crescita, che ha rallentato in modo brusco in queste settimane, in questi ultimi mesi. Sappiamo delle cifre sull'export, sappiamo delle cifre sull'occupazione e soprattutto sappiamo di una crisi di fiducia nel nostro paese, nel mondo delle imprese e tra i consumatori, nelle grandi imprese e nelle piccole imprese. Non si vedeva una mancanza di fiducia nel futuro e poi mancanza di fiducia purtroppo vuol dire rallentamento degli investimenti privati, rischio di rallentamento nelle assunzioni. Un paese in cui chi produce, chi lavora ha perso la fiducia in come andrà la nostra economia nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è un paese che inevitabilmente alimenterà questo rallentamento. E purtroppo le misure che il governo si accinge a prendere con questa legge di bilancio rischiano di peggiorare ulteriormente questa situazione, con dei dati allarmanti sugli investimenti in macchinari delle imprese, che era stata una delle cose importantissime fatte nell'ultimo periodo da Carlo Calenda e dai nostri governi. Quindi attenzione, un contesto che ci preoccupa, che deve preoccupare tutti gli italiani, che sta cominciando a preoccupare tutti gli italiani. Come sempre penso che noi dobbiamo rivolgerci al governo in modo chiaro, propositivo, non è questa la sede per entrare in particolari dettagli, ma è evidente che sono due punti fondamentali. Il primo, abbiamo bisogno di un minimo di credibilità e mi verrebbe da dire di verosimiglianza nelle proposte economiche che questo governo fa. Purtroppo la manovra di bilancio che il Parlamento si accinge a discutere manca persino di verosimiglianza, cioè con l'andamento dell'economia ci sono delle cifre di previsione di crescita per l'economia italiana nell'anno prossimo che purtroppo sono differenti dal consensus delle varie istituzioni che fanno previsioni sulla crescita italiana, ma non sono differenti di, come si dice a Roma, di un'antica, sono differenti del 50% in più e non ci possiamo permettere in Europa di essere inverosimili, di non essere credibili, di apparire un governo che dà delle cifre che non corrispondono alla realtà sensata. Sapete bene qual è stato l'ultimo paese in Europa che ha avuto questo problema di mancanza di verosimiglianza nelle cifre che forniva alla Commissione Europea e all'Unione Europea. Noi non siamo certamente nella condizione in cui si è trovata a un certo punto 11 anni fa la Grecia, ma non possiamo permetterci di insistere con una linea in cui le previsioni economiche, le proposte del governo, le cifre che vengono trasmesse a Bruxelles sono frutto semplicemente di confusione. In secondo luogo, io credo che dobbiamo continuare a insistere nel sollecitare il governo, oltre a negoziare, che è opportuno e normalmente fruttuoso, perché non è che i nostri governi non abbiano negoziato con l'Unione Europea e abbiano preso per oro colato tutto quello che l'Unione Europea ci chiedeva di fare, anzi è stato, direi, nel corso degli ultimi anni un braccio di ferro continuo, ma non solo dell'Italia. Il rapporto negoziale riguarda
con la Commissione europea tutti i paesi europei in certo senso. Quindi li invitiamo alla serietà di un negoziato e dall'altra parte a una correzione fondamentale, perché è evidente, in particolare in un'economia che ha mostrato ormai segni evidentissimi di rallentamento, è chiaro che serve una manovra che le risorse limitate che ha mette a disposizione di chi lavora, di chi crea lavoro, dell'innovazione, degli investimenti privati, di quello che può essere anticiclico rispetto al rischio di un rallentamento della nostra economia. Quello che invece ci si profila è purtroppo completamente diverso e molto pericoloso. Quindi il PD con una schiena dritta è un messaggio fondamentale, il primo messaggio che dobbiamo dare. Il PD c'è, è in campo, è l'argine a questi rischi, è una parte crescente della popolazione italiana, anche se ancora non maggioritaria, sta percependo sulla propria pelle. Sappiamo naturalmente che non basta, come non sono bastate ai nostri governi, le cifre positive della macroeconomia, sappiamo anche che non bastano le cifre negative dal punto di vista macroeconomico, che certamente noi non ci auguriamo, di cui non siamo certo felici, ma comunque non bastano a cambiare il vento dal punto di vista politico. Anche questo ce lo dobbiamo dire con sincerità. Un grande giornalista americano, Farid Zakaria, ha parafrasato la famosissima battuta di Bill Clinton, che forse più o meno ricorderanno, quando qualcuno gli chiese come avesse fatto a vincere le elezioni con George Bush, gli viene attribuita la battuta "It's the economy, stupid", l'economia, che va bene, quindi noi abbiamo vinto le elezioni. E Zakaria dice oggi non si direbbe "It's the economy", si direbbe "It's the identity", è l'identità. Quindi dobbiamo sapere che anche in un contesto in cui erano al pettine, no, i nodi di questo festival di promesse scombicchierate che hanno portato confusione e purtroppo anche conseguenze economiche molto serie nel nostro paese, anche quando vengono al pettine resta il fatto che un certo tipo di profilo politico che i nazionalpopulisti hanno costruito nell'ultimo periodo in Italia e che ha avuto successo alle ultime elezioni non è sconfitto in partenza, non è azzerato dal declino della crescita, dalla crescita della disoccupazione, dal calo dell'export e da queste cifre. Non funzionava in una direzione per noi, non funziona automaticamente nella direzione opposta per chi oggi è al governo. Dobbiamo essere consapevoli, se noi entriamo in un trip in cui ogni 2-3 minuti sottolineiamo che la disoccupazione cresce, che le cose che si fanno ovviamente nella battaglia politica quotidiana, ma che non sono il filo da cui si riprende a tessere per tornare in campo. La sfida non è solo economica. Sono certo che mi avete parlato molto negli interventi che ho avuto l'opportunità di ascoltare, come parlava innanzitutto Enzo, ma anche Borgi e Gozzi. La sfida riguarda i principi fondamentali del nostro sistema, riguarda in sostanza il fatto che per la prima volta dal dopoguerra quell'incrocio che a noi sembrava naturale, inarrestabile, destinato soltanto ad espandersi tra democrazia e libertà, viene messo in discussione. A parte che esistono alcuni paesi potentissimi che indicano un modello di successo che non prevede né la democrazia né la libertà. Pensate che una quindicina di anni fa un grande economista indiano, Nobel, Martha Sen, scrisse un volume di 300 pagine
al cui centro la tesi era la, il successo economico è inseparabile dall'avanzata della democrazia e della libertà. Man mano che crescono crediti a disposizione della popolazione, crescono i consumi, migliora la situazione economica, la domanda di democrazia e di libertà diventa inarrestabile, e quindi alla fine, se tu non consenti democrazia e libertà, non avrai sviluppo economico, non avrai un modello economico di successo, scriveva Amartya Sen 15 o 20 anni fa. Vedete, per il momento il modello cinese sembra contraddittorio ed è un polo di attrazione mica da ridere nel mondo dei paesi che ancora devono avere una fase di sviluppo, il fatto che sia un modello di successo e non preveda democrazia o libertà. Ma per venire più in casa nostra, sono forti le posizioni di chi invece si limita a dire che nessuno discute la democrazia, nessuno discute il fatto che ogni anni si vada a votare, ma nessuno obbliga i paesi che adottano il sistema democratico ad avere anche i sistemi tipici di una democrazia liberale. Si può avere una democrazia nella quale si vota e in cui però l'autonomia della magistratura, la libertà di stampa, l'uguaglianza di genere, i diritti delle minoranze, i principi del sistema liberale non siano affatto contemporanei. E non sto parlando solo della Turchia o di esempi, sto parlando di governi europei che fanno parte dell'Unione Europea e di partiti politici in paesi europei che hanno un certo successo, che sono per esempio il governo nel nostro paese, giusto per citare un paese non ultimo per rilevanza dell'Unione Europea. Quindi la sfida è una sfida che va al di là del rischio economico, del distruggere in pochi mesi il lavoro fatto in tanti anni, e arriva addirittura a mettere in discussione questi fondamentali. C'è un altro politologo americano che è molto politico, che scrive tanti libri ogni anno, che si chiama Robert Kagan, che forse qualcuno ricorderà per la famosa paragone Europa-Venere e America-Marte. Il suo ultimo libro usa questa immagine, lui dice che la democrazia liberale è un giardino costruito in mezzo alla giungla, ed è stato costruito in mezzo alla giungla grazie alla forza degli alleati e della loro vittoria militare nella seconda guerra mondiale. Il problema, dice Kagan, è che da qualche anno la giungla si sta rimangiando pezzi di questo giardino. E questa è la situazione. Se facciamo marcia indietro e ci ricordiamo che cosa pensavamo appena 8-9 anni fa, noi pensavamo 8-9 anni fa che la diffusione della democrazia e della libertà non solo era un dato acquisito in Europa, ma che avrebbe investito ad esempio il mondo arabo. Se uno oggi andasse a rileggere il discorso di Barack Obama all'Università del Cairo, il messaggio era la democrazia, la libertà, l'espansione continua investono anche i paesi arabi. Fortuna c'è la Tunisia che tiene alta, diciamo, la fiaccola di questa speranza, ma sappiamo com'è finito. Quindi dobbiamo essere consapevoli della qualità della sfida che abbiamo davanti, che non riguarda soltanto appunto un governo che fa o non fa gli interessi degli italiani dal punto di vista di una manovra di bilancio, ma riguarda alcune questioni fondamentali. E bisogna essere anche molto attenti a non accreditare, a non avallare, soprattutto, parlo anche in questa sede perché sono mondi che conosciamo bene, i mondi economici, i mondi legati alle imprese, in cui c'è negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, quasi una tendenza a dire vabbè, noi sono uno dei due più
tutto sommato, che sarebbe Salvini, tutto sommato è un po' meglio perché ci garantisce che comunque la ragionevolezza trionfa. Tacco, tacco, queste cose sono importanti, giurarsi, sono il simbolo di questo clima che io ho sentito per esempio anche tra i imprenditori del Mezzogiorno. Tutto sommato Salvini ci copre. Questa è una delle più gigantesche illusioni che si possa vivere. Primo perché non è vero nel merito, nel senso che se parliamo della preoccupazione che i mondi economici, i grandi mondi finanziari, europei e internazionali oggi hanno nei confronti del nostro paese, non è una preoccupazione verso i 5 Stelle, è una preoccupazione verso il governo nazional populista. E per molti di loro il capo del governo nazional populista si chiama Salvini, nel contesto europeo e internazionale. Non è che tra l'altro non sbagliano, ma comunque non fanno grandi distinzioni e sottili. Non sottovalutiamo quindi il pericolo che viene da quella impostazione. L'impostazione di un ministro degli interni che dà la sensazione ai suoi concittadini di essere lì più che per risolvere i problemi per cavallare. Adesso io non è che voglio, abbiamo qui un ex ministro degli interni, non è che voglio tornare ai ministri degli interni del secolo scorso, che come qualcuno ricorderà parlavano solo Luigi, parlavano solo a Ferragosto, cioè il ministro degli interni non poi a Ferragosto le città si spopolavano, rimaneva il ministro degli interni che faceva una conferenza stampa di tutte le cifre, dei reati, le cose, eccetera. Obiettivamente il mondo è cambiato ed è legittimo che ci sia anche una certa comunicazione. Quello che non è legittimo è la tendenza a porsi di fronte ai problemi, alle minacce alla nostra sicurezza, addirittura alle tragedie, ai drammi, sempre per alimentare polemiche, utilizzarle in modo polemico contro gli avversari politici, demonizzare persone, gruppi di persone, minoranze del nostro paese. Il ministro degli interni è responsabile della nostra sicurezza. Se c'è una tragedia, il primo riflesso che dovrebbe avere è quello di chiedersi che cosa non ha funzionato nel mio lavoro che ha provocato questa tragedia. E non è che un tweet dicendo che quelli sono maiali, perché quello che gli italiani vogliono vedere è che quelle situazioni in cui c'è lo spaccio, in cui la criminalità la fa da padrone, sono risolte, non sono utilizzate per alimentare paure, preoccupazioni, odio. Le vogliamo vedere risolte. E purtroppo invece le vediamo complicarsi, vedrete che complicazioni avrà il decreto sulla sicurezza che il Parlamento da poco ha approvato. Non solo sul tema dell'immigrazione, certamente sul tema dell'immigrazione, perché noi definiamo irregolari, mettiamo una lettera scarlatta addosso ad alcune decine di migliaia di persone, siccome non siamo in grado, Salvini lo ha scoperto dopo l'elezione, stranamente prima aveva detto ne manderò via 500.000, poi dopo qualche settimana detto ci vorrebbero 80.000. Un ravvedimento per il momento poco operoso, speriamo che diventi operoso. Comunque non è solo quello, non è solo la semina di irregolari e quindi ahimè inevitabilmente anche di comportamenti illegali, può diventare anche più pericolosamente la semina di odio, di sentimenti di esclusione. Ma insomma l'Italia perché in questi anni è stata risparmiata da gravi attacchi terroristici? In primo luogo, per fortuna, diciamo la verità, cioè, c'è un elemento fondamentale della vita politica che è
luogo per la professionalità dell'intelligence, delle nostre forze di sicurezza, capaci di prevenire. Ma poi c'è una terza cosa che è fondamentale, che è che l'Italia ha sempre trasmesso di se stessa l'immagine di un paese dialogante, aperto, non arrogante, non aggressivo. E non solo ha trasmesso questa immagine, ma ha anche praticato, grazie alle proprie comunità, alle proprie organizzazioni non governative, alla Chiesa Cattolica, alle nostre famiglie, alle nostre istituzioni, la capacità comunque di avere un minimo di integrazione nel nostro modo di lavorare. Se noi sfasciamo queste due cose, e cioè trasmettiamo l'immagine di un paese arrogante, tanti nemici, tanto onore, e dall'altra parte smantelliamo qualsiasi sistema di inclusione, di integrazione, il problema non è solo gli irregolari che stanno nelle nostre stazioni a fare comportamenti illegali. I problemi possono diventare molto più seri, perché sappiamo che i guai che hanno avuto paesi come la Francia e il Belgio negli ultimi anni purtroppo sono venuti non da fuori, ma sono venuti dalla radicalizzazione interna di persone che avevano studiato, che avevano lavorato, che erano state in carcere in quei paesi, erano nati lì, non è che erano venuti con un barcone o con non si sa che cosa da fuori. Quindi attenzione a non sottovalutare la gravità di questa minaccia e di questa sfida. Questa minaccia e questa sfida propongono l'urgenza di un'alternativa. E io voglio dire la cosa più banale del mondo da questo punto di vista. Quando si parla dell'esigenza di un'alternativa, la prima cosa di cui credo dobbiamo essere consapevoli è l'importanza del Partito Democratico. Il Partito Democratico, pensate un po', è il principale partito progressista dei tre principali partiti dell'Unione Europea. Non c'è nessun partito progressista nei tre principali paesi dell'Unione Europea che abbia, sto parlando degli attuali sondaggi, non dei precedenti andati, che abbia oggi nei sondaggi la consistenza che ha il Partito Democratico in Italia. Io dico, teniamocelo stretto, cari amici, il Partito Democratico. Vedere limiti, se vogliamo essere benevoli, delle nostre dinamiche interne, congressuali, ci mettiamo un anno a fare un congresso, non lo so, la signora Merkel si è dimessa il 24 ottobre, giovedì prossimo, il 7 dicembre, viene eletta il nuovo segretario del suo partito, della CDU, vabbè, cioè il partitino, sì. Il segretario poi sarà il cancelliere della Repubblica di Germania, quindi è una scelta abbastanza rilevante, ciò nonostante l'hanno fatta in un mese e mezzo. E noi è un anno che stiamo appresso. Quindi sono consapevole di questo, vedo le difficoltà, la principale difficoltà è appunto averla buttato sta palla così lontana che ce la ritroviamo addirittura prima, ma è così ce la teniamo. Però mentre vedo questi limiti, dico anche a me stesso, dico a tutti voi, e ripeto, affrontiamo questa prova della nostra discussione interna con queste caratteristiche. Primo, continuando a trasmettere, facendo ancora meglio, se possibile, agli italiani la sensazione che il PD comunque è in campo, fa argine a questo governo, è pronto a tutte le mobilitazioni, è attivo in Parlamento e nel Paese. Non è che sta dentro i propri circoli a contare non si sa quale algebra delle prossime cose congressuali,
non lo fa, ma non è così, non è che sta facendo questo, stanno tutti a occuparsi dell'algebra congressuale. Il Partito Democratico è impegnato in giro per l'Italia, con tutti i suoi limiti, a fare opposizione a questo governo, ed è il primo messaggio che qualifica il nostro congresso nei prossimi 3 mesi. La prima cosa che io chiederei a tutti quelli che si occupano del nostro congresso, a cominciare dai candidati segretari, è la prima cosa nella vostra testa è: io sono candidato segretario di un partito, nel frattempo mi batto dentro questo partito e con questo partito per fare opposizione, perché questo è quello che ci chiedono gli italiani. Quindi, fare un congresso serio, utile, quindi in cui si discutano i nostri problemi e si cerca di delineare un orizzonte di soluzione. Credo che sui nostri problemi siamo arrivati ormai in questi mesi abbastanza a capire di che si tratta, le soluzioni sono un po' più difficili e non siamo molto diversi dalle cose che incontrano le forze progressiste in giro per l'Europa o negli Stati Uniti. Sono problemi simili a quelli con i quali si confronta per l'appunto il presidente Macron o i democratici americani o le forze socialiste in diversi paesi europei. Il problema in buona sostanza, sappiamo benissimo, è il fatto che noi abbiamo nutrito per molto tempo un grandissimo ottimismo sulle cose meravigliose che la società aperta, la globalizzazione, il sistema liberale ci portava, e non abbiamo visto nascere sufficientemente in tempo invece quello che portava la crisi, i limiti, gli effetti negativi di questo grande sogno. E quindi non abbiamo visto abbastanza velocemente vedere sorgere il disagio sociale, l'intollerabilità delle diseguaglianze. Se il più grande settimanale liberale del mondo, che è l'Economist, nel saggio che celebra i suoi 175 anni, invita i liberali non in senso americano, in senso europeo, liberali di oggi, a battersi a fianco dei precari contro le elite, dicendo che le elite vanno tutte nelle stesse scuole, frequentano tutte le stesse università, vivono tutti negli stessi quartieri, si sposano tra loro, e si è fermata la possibilità di rendere la società davvero meritocratica e davvero competitiva, se lo dicono loro, forse dobbiamo rendercene conto anche noi. E credo che piano piano in questi mesi, con la dura lezione della nostra sconfitta, ce ne siamo resi. Il problema naturalmente è che c'è chi cavalca questo disagio, questa rabbia, queste paure identitarie, e sappiamo chi sono, e c'è chi, e siamo noi, deve invece lavorare per queste paure, questo disagio, questa rabbia sociale, capirlo, interpretarlo e gestirlo nell'ambito di un futuro della globalizzazione e della società aperta che tenga conto dei contrapporti che le crisi di questi anni hanno provocato. Non bastano più le ricette per le quali alcuni di noi sono battuti negli anni 90, no? il socialismo liberale, Tony Blair, tutte le belle cose che Enzo e tanti altri qui in questa stanza hanno condiviso 20 o 25 anni fa. Non vai lontano semplicemente con la sottolineatura di quanto siano belle, buone. Quindi ci vuole, di fronte a chi cavalca paure, disagio e rabbia, ci vuole chi le capisce, cerca di interpretarle, le frequenta,
perché se ci hanno sentiti lontani è perché siamo stati lontani da queste paure, da queste difficoltà, da queste sofferenze. E le incanala in un discorso che però non cancella la prospettiva, se volete, ottimistica, che non può che essere la nostra. Noi siamo, per definizione, il progressismo è ottimista, e quindi che cerca di incanalare la società aperta e la globalizzazione per fargli tener conto delle nuove difficoltà, delle nuove sfide che sono emerse in questi anni. Questo è il problema per tutti i progressisti e i democratici nel mondo. Credo che debba essere la sfida principale del nostro congresso. Penso che ci siano alcune parole chiave sulle quali è importante lavorare. Una è la crescita felice. Io dico crescita felice perché non mi rassegno a questa contraddizione tra l'idea di chi pensa che comunque bisogna migliorare il PIL, andare avanti con l'economia, e pensa che il problema della sostenibilità ambientale o sociale sia superato. Come era in effetti negli anni 60-70, no? La frase di Kennedy, l'onda di marea fa alzare tutte le parti. No? E quindi l'economia cresce, i problemi si risolveranno. No, l'economia è cresciuta negli ultimi 10 anni, sono aumentate le diseguaglianze, non si è bloccato il riscaldamento climatico, ci sono problemi di sostenibilità micidiali. Ma al tempo stesso non possiamo sposare le teorie della decrescita. Dobbiamo quindi delineare una linea di crescita sobria, capace di fare i conti in un paese maturo con la grande questione ambientale, che è la questione più rilevante dei nostri tempi. Un'altra parola chiave per me è patria, identità nazionale, patria. Noi abbiamo avuto difficoltà, e a un certo punto un Presidente della Repubblica, Carlo Ciampi, ha preso in mano con coraggio questa questione, a fare le nostre sfilate militari in occasione della festa nazionale del 2 giugno. Sono difficoltà di cui si può anche capire l'origine storica. Sono le stesse difficoltà che albergano in Germania. Mi ha molto colpito 10 giorni fa un discorso al Bundestag del presidente tedesco Steinmeier, che è in Germania più impegnativo che da noi, ha parlato della necessità di riscoprire un patriottismo dolce, la traduzione inglese è soft spoken patriottism, un patriottismo dolce per i tedeschi. La parola patriottismo per i tedeschi è stata veramente un tabù negli ultimi decenni, e sappiamo bene i motivi, che sono simili ai nostri ma leggermente più pesanti. Ma se noi trasmettiamo l'idea che i progressisti e i democratici sono un'elite senza terra, senza radici, senza storia, che parla inglese e frequenta il linguaggio digitale, noi perdiamo la partita in partenza, anche perché abbiamo la fortuna di avere delle radici e una storia straordinarie noi italiani. Se noi riscopriamo l'identità nazionale italiana, il patriottismo italiano, ovviamente collegandolo con l'Europa, riscopriamo il Rinascimento, le Repubbliche Marinare, il modo in cui l'Italia è apprezzata nel mondo. Una terza parola che per me è importantissima è Europa. Ne parlava prima Sandro, quindi non aggiungo nulla, ma è chiaro che nelle prossime elezioni europee è possibile che sia la prima volta da quando ci sono elezioni europee in cui si parlerà anche molto del destino dell'Europa. Quindi abbiamo molte cose da dire, e non ci accontentiamo dell'idea che questo governo nazional populista ripete sempre: noi non vogliamo uscire dall'Europa. Sì, infatti alcuni esponenti hanno un'opinione diversa, però
David Cameron voleva uscire dall'Unione Europea? No. Purtroppo ha innescato un meccanismo al termine del quale il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea. E noi siamo esattamente in questa congiuntura, cioè rischiamo di mettere in moto un meccanismo che ci vede tra qualche mese o qualche anno non fuori, ma magari molto ai margini dell'Unione Europea. Quindi un tema assolutamente fondamentale. Ultima parola chiave che metterei personalmente da parlamentare iscritto al Partito Democratico, partito che ho contribuito a fondare, ma di cui nel quale non ho nessun incarico negli ultimi 9 anni, questo lo voglio solo mettere a verbale, perché da quando è finita la segreteria Veltroni, io poi ho avuto il privilegio di avere incarichi istituzionali importantissimi, non ho mai avuto incarichi nel Partito Democratico, quindi lo dico da parlamentare e da semplice iscritto. Un'altra parola chiave è la parola, diciamo, tutela / per me solitudine, perché le due cose vanno insieme. Noi dobbiamo dare di questa grande questione della sicurezza un'interpretazione sempre più evoluta, sempre più sociale, sempre più moderna. Io penso dobbiamo affermare il diritto alla tutela come uno dei diritti universali che le nostre società, il nostro welfare garantisce ai propri cittadini. E tutela vuol dire certamente sicurezza, vuol dire sanità pubblica, vuol dire qualità nelle nostre città, vuol dire lotta alla solitudine. Guardate, io penso che questo sia uno dei temi, ogni tanto qualcuno mi chiede, ma come ti piacerebbe definire il Partito Democratico migliorato, rimesso in sesto nei prossimi mesi e anni? Io talvolta rispondo, un partito che contribuisce a far sentire le persone meno sole. Chi ha tempo e voglia si vada a riguardare gli atti della Commissione che ha presieduto una deputata laburista che purtroppo è stata ammazzata una settimana prima del referendum, si chiamava Jo Cox, ed era la presidente della Commissione della Camera dei Comuni sulla solitudine. La dimensione del problema è gigantesca. In molte nostre città la maggioranza dei nuclei familiari è composta da una sola persona. Gli atti della Commissione Jo Cox dicono che un quarto dei cittadini britannici, in caso di difficoltà, non sa a chi rivolgersi, nel senso che non ha, perché ha cambiato città, perché è molto anziano, perché si è isolato, un parente, un amico, un vicino a cui rivolgersi. Creare tessuto da questo punto di vista è uno dei compiti fondamentali di questa missione, tutela. È solo il PD che fa questo lavoro, che costruisce l'alternativa? Certamente no. Noi abbiamo bisogno, io lo ripeto da tempo, di un'alleanza per l'alternativa. Dobbiamo sapere che il PD non può che essere il pilastro di questa alleanza per l'alternativa, e dobbiamo sapere che non è lo stesso gioco che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, perché noi negli ultimi 20 anni, 25 anni, abbiamo lavorato, quelli della mia generazione, a mettere attorno a un tavolo forze politiche più o meno esistenti, cercando di trovare un denominatore comune, programmatico, un leader federatore, e questa era la spinta che ha portato prima l'Ulivo, poi la coalizione più larga che si chiamava Unione, e poi al Partito Democratico. Ora la missione è un pochino più complicata, nel senso che c'è il Partito Democratico, teniamocelo stretto, c'è moltissima spinta di opposizione nel paese, di cui i protagonisti sono vari: amministratori locali,
con Enzo Bianco 20 anni fa facendo un partito, un movimentino di amministratori locali, si chiamava Centro Città, anzi Giuliano Amato lo definite Centro Padello. Però, voglio dire, non dico che si deve rifare quella cosa, ma sapete bene che invece fermenti per fare cose di questo genere attraversano amministratori, sindaci in diverse realtà. C'è un grande spazio sui temi ambientali, c'è un importantissimo protagonismo delle donne. Guardate a queste due manifestazioni così diverse di Roma e di Torino, che cosa le accomuna? Il fatto che a promuoverle siano stati dei gruppi di donne che si sono messe insieme e che hanno utilizzato positivamente la rete per fare delle cose gigantesche. Manifestazione di 40.000 persone a Torino, noi non la facciamo, noi del PD. Straordinario. Cosa verrà fuori da questi fermenti di opposizione? Lo vedremo. L'importante è che il PD abbia un atteggiamento positivo, che li favorisca, che gli faccia capire che siamo pronti a fare coalizione con loro e con forze già esistenti con le quali già ci siamo collegati nelle ultime elezioni. La posta quindi è una posta molto alta. Credo che lo spazio per costruire questa alternativa ci sia. Dobbiamo muoverci con determinazione e abbastanza in fretta, perché le cose possono cambiare e i tempi possono accelerarsi. La possibilità di tornare a vincere è nelle nostre mani. Io ho letto con grandissima curiosità l'altro ieri le operazioni di scrutinio delle elezioni di mezzo termine negli Stati Uniti. Le elezioni di mezzo termine sono fatte all'inizio di novembre, lo scrutinio si è concluso l'altro ieri, perché c'è un meccanismo complicatissimo, voti postali, cose eccetera. Ok. La notte si era detto che i democratici avevano strappato 25 collegi,